Anche in Abruzzo oggi c'è stato lo sciopero dei dipendenti pubblici aderenti ai sindacati CGIL e CISL e UIL per protestare contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni e le poche risorse messe in campo dal Governo nazionale per la pubblica amministrazione. In Abruzzo particolari problemi e carenze interessano il settore della sanità. Questa mattina manifestazione a Pescara nei pressi della prefettura. Noi pensiamo che un paese, il nostro paese deve scegliere oggi, in questa situazione d'emergenza, perciò oggi lo sciopero, che valore noi diamo al pubblico, qual è il perimetro pubblico. Quindi noi abbiamo detto che questo è uno sciopero per il paese, certamente anche per rinnovare il contratto dei pubblici dipendenti, ma non solo, assumere, mancheranno nel biennio 21-22 500.000 dipendenti pubblici. Quello che CGIL e CISL e UIL chiedono in buona sostanza è innanzitutto assunzioni e soprattutto di rivedere e di rimodernare la pubblica amministrazione con l'immissione in servizio di circa 500.000 lavoratrici, ovviamente lavoratori giovani, per stare al passo con i tempi. Oltre a questo chiediamo la stabilizzazione dei precari storici della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che in questo periodo di pandemia presso i presidi ospedalieri i lavoratori atipici, i co-co-co, le partite IVE hanno dato il giusto apporto per la collettività. In questo momento noi dobbiamo capire che la pubblica amministrazione sta vivendo un dramma dovuto anche al fatto che basta pensare che sono andati in pensione oltre 250.000 lavoratori e altri 150.000 li seguiranno nel prossimo anno. Abbiamo situazioni di 350.000 precari che non sono stati assunti, solo 60.000 nella sanità, e sappiamo quanto nella sanità in questo momento occorrerebbero medici, infermieri e quant'altro che possano supportare questa grave pandemia. Il momento è grave. E quindi lo sciopero nostro è per il Paese.